5.000 fotografie racconteranno oltre 100 anni di storia di Faenza fra l'Ottocento e il Novecento. A 6 mesi dalla vittoria del bando dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna, la Fototeca Manfrediana presenterà il lavoro di restauro realizzato sull'archivio fotografico da decenni di proprietà dell'associazione. Il patrimonio storico, importantissimo, in grado di documentare i cambiamenti a cui è andata incontro la città di Faenza, oltre ad essere recuperato, verrà anche reso fruibile online grazie alla realizzazione di un apposito sito internet. Il lavoro dei ragazzi dell'associazione, degli esperti restauratori che hanno collaborato al progetto, dei tirocinanti che si sono alternati lungo tutti questi mesi, verrà presentato al pubblico sabato 15 dicembre all'interno di un'intera giornata organizzata a Palazzo Naldi, negli ex Salesiani, mentre dal giorno successivo una prima versione temporanea del sito dell'archivio sarà disponibile su internet. A partire da giugno 2018, grazie ai fondi che abbiamo ricevuto per la partecipazione successiva vittoria del bando Giovani per il Territorio, promosso dalla Regione Emilia-Romagna, dall'Istituto per i Beni Culturali, è stato possibile avviare un intervento di valorizzazione dei nostri fondi fotografici. Per valorizzazione intendiamo da un lato la migliore conservazione, quindi per garantire nel tempo la tutela del materiale fotografico, e dall'altra la sua maggiore fruibilità, quindi renderlo più visibile e più accessibile a tutti. Per quanto riguarda il restauro, ci siamo appoggiati a una ditta esterna per parte del materiale, diciamo quello più sensibile, mentre per il materiale in pellicola ce ne siamo occupati direttamente noi della fototeca, grazie ai nostri volontari e ai tirocinanti dell'Università di Bologna. L'intervento ha previsto il ricollocamento di tutto il materiale in contenitori certificati idonei alla conservazione dei materiali fotografici e successivamente la digitalizzazione in alta risoluzione di tutto il materiale. Digitalizzazione, quindi questo archivio sarà fra poco fruibile anche via internet. Esatto, diciamo che la digitalizzazione in primis servirà a noi per conservare una copia in alta qualità del materiale fotografico, ma in secondo luogo ci consentirà di poter caricare tutte le fotografie all'interno di un portale e quindi renderlo fruibile e accessibile, che poi è la seconda parte del progetto di valorizzazione che stiamo realizzando sul nostro archivio fotografico. Di che foto stiamo parlando? Stiamo parlando di fotografie della città di Faenza, diciamo che la più antica è del 1860, quindi copriamo circa 160 anni di storia locale. Sono immagini molto varie, scattate sia da fotografi professionisti che da fotoamatori, e alcuni dei soggetti ritratti sono le foto della guerra, ad esempio della Seconda Guerra Mondiale, dei bombardamenti, o fotografie del costume, della civiltà contadina di inizio Novecento, fotografie che documentano le trasformazioni urbanistiche della città, eccetera. Tutto ciò che ha caratterizzato, diciamo, la città di Faenza negli ultimi 160 anni. Sabato inizierete a presentarlo al pubblico con un'intera giornata dedicata appunto al vostro lavoro. Esatto, sabato ci sarà questo evento dal titolo F800, è una giornata intera dedicata al tema della fotografia storica. La mattina ci sarà una conferenza del professor Claudio Marra, docente presso l'Università di Bologna e importante storico della fotografia. Il pomeriggio invece sarà la volta di Elvira Tonelli, restauratrice che ha curato un intervento su parte del nostro fondo fotografico, che ci parlerà delle tecniche fotografiche antiche e della conservazione dei materiali fotografici. Alle 17 poi ci sarà la presentazione ufficiale del lavoro svolto dalla nostra associazione e in particolare del sito web che sarà visibile dal giorno dopo, quindi dal 16 dicembre, dove in versione beta saranno caricate circa 500 immagini del nostro archivio che verranno poi implementate lungo tutto il 2019.